Selcor presenta Proprietà privata. Letto da audiolibri La locanda della tormenta. Se ne sconsiglia l'ascolto a un pubblico minorenne o impressionabile. Le note di After Dark si sollevarono dal cellulare, distogliendo Max Rush dalla serie di addominali che stava svolgendo steso sul tappettino di gomma della sua stanza disordinata. Sbuffando, si tirò su e allungò il braccio verso l'oggetto portandoselo all'orecchio. «Dimmi, Grady!» «Ciao, bro! Disturbo?» «Ovvio che disturbi!» brontolò Max, ma lo disse sorridendo. «Novità?» «Forse!» «Dai, niente misteri!» protestò Max, afferrando una salvietta con la mano libera e tamponandosi il sudore dal petto nudo. «Hai qualcosa o no?» «Giudicherai tu stesso! Passo da te stasera!» «Se ti schiodi dalla tana, allora hai qualcosa davvero! Va bene, cinese da sporto?» «Se offri tu, certo!» «Scroccone del cazzo! Alle 7 allora!» «Ti sento affannato! Te lo stavi menando? Confessa!» «No, ero impegnato con tua madre! A dopo, coglione!» Chiuse la comunicazione e lasciò il cellulare sulla scrivania ingombra di fogli scribacchiati, confezioni di almeno 10 tipi diversi di snack, lattine di energy drink, carta oleata con le briciole di sandwich e il groviglio di fili di molteplici apparecchiature elettroniche. Sul monitor, sotto la confusione di icone di vari programmi per l'editing audio e video, Selma Hayek vestiva i seducenti panni della vampira Satanico Pandemonium, il sinuoso pitone albino che l'avvolgeva nell'erotico abbraccio delle proprie spire d'avorio. Adorava quel film, come testimoniavano anche molti poster che tappezzavano la stanza afosa. E non a caso il suo canale YouTube, grazie al quale arrotondava lo stipendio e riceveva autoglorificazione, si chiamava From Dusk Till Dawn. Una targa argentata piena di impronte digitali e bisognosa di una bella spolverata gli ricordava che l'anno prima la famosa piattaforma aveva premiato il suo lavoro con un Creator Award. Quando aveva aperto il canale quasi 6 anni fa, non si era nemmeno sognato di raggiungere simili vette, specie considerando quanto inflazionato fosse il mercato dei video basati sul paranormale e l'esplorazione dei luoghi sinistri e abbandonati. Evidentemente aveva trovato la formula giusta per il successo e in parte doveva ringraziare Grady Tucker, che gli passava sempre materiale e informazioni interessanti. Gettò l'asciugamano bisunto e si pettinò i capelli umidi con 2 rapide manate, prima di avvicinare con un calcio il cesto dell'immondizia alla scrivania, facendovi cadere all'interno fruscianti cartacce. Un effluvio di cioccolato, caramello e burro d'arachidi gli solleticò le narici, ridestando la voglia di cibo. Si concentrò sulla fatica che gli fremeva sul ventre per ricacciare quel desiderio. Malgrado avesse un fisico piuttosto atletico con gli addominali che gli si definivano ogni mese di più, Max non amava la ginnastica e l'idea di trascorrere ore in affollate palestre in mezzo a sconosciuti puzzolenti di sudore non lo aveva mai allettato. Tuttavia, soffrendo di fame nervosa, l'unico modo che aveva di contrastare l'accumulo di grasso era quello di allenarsi costantemente. Era un mangione anche nei momenti migliori, ma quando era ansioso avrebbe macinato cibo sotto i denti ininterrottamente e poco gli importava della qualità di quel che ingurgitava. Più grassi e zuccheri conteneva, meglio era. Stava vivendo un periodo particolarmente stressante. Una relazione durata 3 anni con la sua ragazza stava naufragando in uno snervante tiramolla di litigi e ricongiungimenti, senza contare che sentiva allentarsi anche l'entusiasmo che fino ad allora era stato il buon vento che aveva gonfiato le vele del suo canale. In qualche modo, pur riscontrando ancora ottimi risultati, aveva idea che i suoi iscritti si stessero abituando a ciò che pubblicava, non manifestando più lo stesso interesse appassionato di prima. Si infilò una canotta, calzò l'infradito e sollevò il sacchetto dell'immondizia dal cestino, uscendo per andare a gettarlo nel cassonetto davanti a casa. Erano le 5 di un caldo pomeriggio d'agosto. Aveva tutto il tempo per un veloce giro di corsa dell'isolato e una lunga doccia prima dell'arrivo del suo amico. Sperò che avesse davvero qualcosa di interessante da mostrargli. Quando venne accolto nell'appartamento, come suo costume, Grady Tucker fece prima tappa in cucina, aprendo lo sportello del frigo e servendosi una Budweiser, senza chiedere il permesso del padrone di casa.
Si spostò poi verso l'impianto stereo del minuscolo soggiorno, armeggiando fino a riempire la stanza con il growl di John Hegg, dopodiché studiò l'acquario di Max, accusandolo di affamare i suoi poveri pesci rossi, aggiungendo quindi all'acqua un pizzico di mangime. Più basso di Max di quasi 30 centimetri, Grady era magro e pieno di tatuaggi, avvolto in una t-shirt degli Amon Amarth sbiadita dai continui lavaggi e bucherellata sotto le ascelle. Il processo di desertificazione del suo cuoio capelluto era più che inoltrato. Tuttavia si ostinava a portare i capelli lunghi, producendo un effetto alquanto comico. Era perennemente avvolto dall'odore dolciastro del fumo di cannabis, olezzo che in quel momento si mischiava a quello speziato emanato dai cartocci di gamberi fritti, degli spaghetti di soia e dai ravioli al vapore che i due amici stavano mangiando davanti alla TV. «Allora!» esordì Max a un certo punto, dopo aver espulso un rutto che sapeva di fritto. «Hai qualcosa per me o sei passato solo per scroccare la cena?» «Calmo, ecco qui!» Grady estrasse di tasca una chiave USB che gli sventolò di fronte al naso. Si spostarono in camera di Max, sedendosi al computer. Sapeva bene che l'amico era un vero spazzino del web, uno smanettone onnivoro che passava in rassegna decine di video al giorno. Che si trattasse di qualche banale classifica clickbait piena di fake o la plausibile registrazione di un fenomeno paranormale, per Grady non faceva molta differenza. «Spero che non sia la tua solita spazzatura web!» «Malfidato!» borbottò Grady cercando il file in quel caos. Vi cliccò sopra con il cursore prima di appoggiarsi allo schienale, le mani intrecciate dietro la nuca. «Metti gli auricolari e fa attenzione!» Max fece come gli era stato detto. Gli occhi puntati sullo schermo animato da immagini buie e di bassa qualità, oscillanti come tutte le riprese fatte con un cellulare mentre si cammina. Si udiva il secco crepitare di uno strato di foglie morte sotto i piedi del videoamatore, mentre questi avanzava in un'area boschiva. In sottofondo si sentiva la voce di un'altra persona che gettava commenti banali, probabilmente per riempire il silenzio di quel posto, sedando il nervosismo. «Non era ancora notte», notò Max. Oltre l'intrico dei rami, il cielo era del turchino polveroso che precede l'accendersi delle prime stelle, ma l'oscurità vera ancora non si era palesata. L'inquadratura traballò prima di fermarsi su quello che pareva un vecchissimo rudere, in gran parte abbattuto dall'agire del tempo. Max, abituato a frequentare simili luoghi, non ne sentì alcun effetto inquietante, ma restò in attesa che accadesse qualcosa. «Signore e signori, il grande naturalista Stan Connor in questa puntata vi guiderà nel magico mondo delle zanzare!» annunciò scherzosamente la voce fuori campo. Il ragazzo che reggeva il cellulare si volse, inquadrando l'amico che camminava a pochi passi da lui, sotto i rami contorti di alcuni alberi. Era un tipo allampanato, pel di carota e con indosso la felpa gialla e azzurra di un liceo. «Sul serio, Stan? Mi stanno mangiando vivo!» va bene, sapevo che dovevo lasciarti a casa!» Max colse qualcosa, un suono che si sovrapponeva all'ultima parte della frase pronunciata da Connor. Fermò il video, voltandosi verso Grady, che gli rivolse un sorriso compiaciuto. «Sentito?» «Credo, ma non ho capito bene. Sembrava minaccioso, però!» «Oh, lo era e come!» Grady ridusse il video a icona, caricando un file audio. Intanto spiegò il compagno. «Ho estrapolato l'audio, ripulendolo e alzando il volume di qualche decibel. Senti cosa ne è venuto fuori!» Fece partire il file e dagli altoparlanti del computer, in un monotono sottofondo di fruscii elettrici, emerse una voce cavernosa e naturale che disse: «Andate via dalla mia terra!» La pelle d'oca drizzò i peli sulle braccia muscolose di Max. «Porca vacca!» esclamò impressionato il ragazzo, massaggiandosi gli avambracci istintivamente. «Mai sentito un EVP tanto nitido! Senti, ma è tutto vero?» «Non ho trovato traccia di manipolazione digitale, se è quel che intendi. E certo, bisognerebbe avere l'audio originale per esserne sicuri al 100%. Che sia la voce di uno spettro o no, beh, su questo non mi esprimo. Comunque, non è tutto, manda in play!» Entusiasmato, Max tornò a indossare gli auricolari e fece ripartire il video laddove l'aveva interrotto. Ormai mancavano meno di 10 secondi al termine. «Stan, ti prego!» si stava lagnando l'amico del videoamatore. «Domani avrò la malaria se restiamo qui ancora un po'!» «Ok, hai vinto!» sbuffò Stan Connor,
scocciatore! Le immagini si fecero confuse e si interruppero. Allora? Domandò Grady con un sorriso carico d'aspettativa. Allora cosa? Non l'hai notato? Ah, che impiastro di acchiappa fantasmi! Grady si sporse in avanti, spostando il cursore sulla timeline sotto al video. Gli ultimi secondi del filmato ripresero a scorrere, finché il ragazzo non premette stop. «Guarda qui!» indicò un punto sullo schermo, vicino al tronco storto di un albero foderato di muschio. «Non erano soli, a quanto sembra!» Max provò un tuffo al cuore, quando si rese conto che seminascosto da quel tronco si indovinava una sagoma antropomorfa, scura e indefinita, quasi un tutt'uno con le ombre crepuscolari che intasavano lo sfondo. Aveva una consistenza strana, quasi che non fosse completamente solida, bensì di aspetto fumoso. «Che ne dici? Me la sono guadagnata o no la cena cinese?» commentò Grady con l'aria di chi è molto soddisfatto di se stesso. Max gli agganciò il collo con il gomito, stringendolo a sé e strofinandogli le nocche sul cranio quasi brullo. «Per un video del genere!» commentò con entusiasmo. «Ti comprerei il cibo di tutta la Cina, dannato scroccone!» Grady aveva scovato il video rastrellando vari canali YouTube, come spiegò all'amico curioso. Tuttavia faceva parte di una miscellanea di clip inserite in una classifica avente la bella pretesa di essere la più terrificante di internet. Ergo, l'autore del video non era il proprietario del canale e pareva non esserci modo di risalire al luogo dove quella ripresa di 3 minuti e 56 secondi era stata girata. «Facendo ricerche, ho scovato questo stesso video su altri canali dedicati al paranormale», affermò Grady. «Ma idem come sopra, nessuno riporta l'autore o il luogo». «Dall'accento sembrano della Virginia, come noi», fece notare Max in tono di meditazione. «E inoltre, uno di loro aveva la felpa di una scuola, no? Certo, pareva un po' cresciutello per andare ancora al liceo, ma forse la indossava per ragioni sentimentali. Vediamo se si legge il nome dell'istituto». Le loro speranze furono deluse. La felpa veniva inquadrata solo per poco. Inoltre, la bassa qualità delle immagini e la luce poco generosa rendeva difficile indovinare elementi utili. Tuttavia Max notò qualcosa. «Cos'ha sulla spalla? Sembra un logo! Zoom, Grady!» «Subito!» «Una vespa o... sbaglio?» «No, hai ragione! Deve essere la toppa di una squadra sportiva scolastica! Peccato che non si legga il nome, è tutto sgranato!» Un po' frustrato, Max si sporse in avanti, stringendo gli occhi nella speranza che socchiudere le palpebre potesse aguzzargli la vista. «Mi sembra... guarda qui! Non sono due V doppie queste?» «Può essere!» ammise Grady. «Se il disegno è una vespa, allora sta per Wasp! Aspetta un attimo!» Le agili dita di Grady solleticarono la tastiera e un attimo dopo, sullo schermo, comparve una fila di risultati. «Ho cercato tutte le squadre liceali della Virginia che abbiano una vespa come logo!» fece sapere a Max. «Ce ne sono 6 in tutto, tra le quali... eccola qui, Walcott Wasp!» Davanti ai loro occhi comparve il disegno di una grossa vespa dalla cartonesca aria aggressiva e le zampe gonfie di muscoli, circondata da un cerchio dove sfilava la frase «Walcott Wasp Baseball Team». «Direi che ci hai preso, Sherlock!» si complimentò Max, gratificandolo con una pacca sulla schiena. «Vediamo se riesci a trovare anche questo Stan Connor!» «Perché?» «Perché il fatto che il tipo con la felpa abbia studiato Walcott non significa che anche Connor sia di quella città o che quei ruderi si trovino lì. Se invece scopriamo che anche l'altro abita in quei paraggi, beh, è una certezza in più. O comunque, una volta saputo chi è, posso contattarlo e chiedergli dove si trovavano al momento delle riprese, no?» Grady si strinse nelle spalle e inserì il nome Stan Connor su PQ, un sito creato appositamente per rintracciare persone a partire dal loro nome e dalla posizione. Lo trovarono praticamente subito. «Tombola!» esclamò Max, soddisfatto. Nel tempo libero dei giorni seguenti, Max fece altre ricerche per conto suo. Stan Connor, un 28enne residente a Walcott, lavorava in una rivendita di auto usate. Aveva un canale YouTube dove postava video brevi di vario genere, solitamente piccoli spezzoni di vita quotidiana, barbecue in giardino, concerti e qualche viaggio. Il video di suo interesse era stato caricato nel maggio del 2018. A quanto pareva, Connor non si era reso conto di aver apparentemente turbato una qualche presenza,
ma erano stati gli iscritti a notare sia la voce che la figura, facendo sì che quel video diventasse virale sui canali dedicati al sovrannaturale. Tale popolarità era stata raggiunta solo di recente, tuttavia. Grady l'avrebbe scoperto molto prima, altrimenti. Nell'info box sottostante al video originale, Max lesse l'ultima indicazione utile per il suo scopo. La zona si trovava effettivamente nei paraggi di Walcott, aveva scritto l'autore. Pensò che avrebbe potuto contattarlo oppure reperire ulteriori informazioni riguardo al rudere, ma preferì agire come di solito faceva. Avrebbe scoperto tutto una volta arrivato sul luogo, sperando che potesse regalargli qualche degna emozione. Le mistiche sfumature dell'aurora tingevano di rosa le nubi sopra l'Interstate 95, mentre la Camaro di Max sfilava lungo la carreggiata incrociando solo pochi veicoli. Da Richmond a Walcott c'erano più di 2 ore di viaggio, essendo la cittadina situata a nord-ovest, quasi al confine con il West Virginia. Fremeva dalla voglia di mettersi all'opera, provando con piacere il ritorno di fiamma del vecchio brivido creduto spento. La sua unica compagnia erano le canzoni della radio, dal momento che viaggiava solo. Grady non era per nulla mattiniero e peraltro odiava trascorrere la notte all'aria aperta. In ogni caso, Max non aveva mai sentito il bisogno di avere compagnia durante le sue spedizioni. L'atmosfera sinistra e lugubre dei cimiteri, delle case abbandonate e dei Luna Park dismessi si gustava meglio in solitaria. Non era così disonesto da affermare di non aver mai provato paura, spesso anche parecchia, ma dopo tutto faceva parte del gioco, no? Oltrepassò Winchester, guidando in stradine che si tuffavano in foreste che scendevano dai monti Appalachi. Tutto appariva rurale e puritano, con piccole chiese dal campanile candido e gli edifici di mattoni. Finalmente un gran cartello gli diede il cordiale benvenuto entro i confini municipali di Walcott, informandolo altresì che vi dimorava una popolazione di 7.000 abitanti. Il navigatore satellitare lo condusse di fronte al Northern Cardinal Hotel, un edificio di pietra e legno graziosamente rustico, dove lo attendeva una stanza prenotata. Max sfilò sotto l'insegna sulla porta d'ingresso, una sezione di tronco sulla quale era stato dipinto un bel cardinale rosso, ed entrò per fare la conoscenza con Ben Temple, il proprietario. Era costui un vecchio arzillo e dolce come una sorsata di sidro speziato, che andò subito a genio allo youtuber, anche perché aveva tutta l'aria di essere un merlo coi fiocchi. Nella sua carriera da indagatore del paranormale, Max aveva finito con il raggruppare le persone in 2 categorie, i gufi e i merli. I primi erano coloro che si barricavano dietro un silenzio austero e ostinato quando gli si chiedeva di parlare di un argomento esule dalla razionalità. Si rifiutavano di divulgare informazioni, forse perché supponevano che certi fatti fossero panzane, o forse, più probabilmente, perché ci credevano fermamente, ma temevano di essere additati come superstiziosi se ne avessero discusso. Quando si incappava in un gufo, generalmente c'era poco da fare. Con i merli, al contrario, si rischiava persino di essere sommersi da troppe informazioni, a volte inventate di sana pianta allo scopo di insaporire i fatti, ma almeno non bisognava forzarli a rivelare quanto sapevano. Il fiuto di Max non lo ingannò. «Ah, stai parlando della vecchia tenuta Marshall!» fece il vecchio quel pomeriggio, sbuffando aromatico fumo di pipa a ogni sillaba. C'erano pochi ospiti nella struttura. Lui e Max sedevano nel salottino vicino al caminetto spento, osservati dagli occhi di vetro delle teste di cervi e galli cedroni impagliati. «Ormai era da parecchio tempo che nessuno mi chiedeva qualcosa in proposito. Di, non vorrai mica andarci, vero?» «In realtà sono qui per questo.» «Oh, stacci alla larga, invece!» avvisò il signor Temple con aria grave. «Un posto sventurato anche prima del grande incendio! Ma immagino che tu sappia già tutto dal momento che sei venuto fin qui!» «Al contrario, se conosce la storia, l'ascolto volentieri!» «Beh, chiunque la conosce in questi paraggi! Accadde tutto nel 1717, prima che le 13 colonie diventassero indipendenti! A quell'epoca Walcott si chiamava Walcott Village e sorgeva qualche chilometro da qui, dove adesso c'è solo bosco. Il nucleo originario fu abbandonato appunto dopo il rogo che distrusse la tenuta Marshall e anche gran parte del resto.» «Ma qualcosa esiste ancora?» «Ruderi!» puntualizzò Ben Temple aspirando il cannello della pipa. «Solo vecchie assi e qualche muro, infelice oggi come all'epoca!»
si alzò con un sommesso schioccare di articolazioni, allontanandosi per prendere un vecchio libro da un mobile. Lo sfogliò e lo porse al giovane. «Questo era Felix Marshall, il più ricco possidente di Walcott Village!» spiegò, indicando l'immagine di un dipinto. Rappresentava un uomo dall'aria severa e dagli occhi stretti in un'espressione di sospetto, con i capelli acconciati secondo la moda d'inizio Settecento, le membra magre avvolte in abiti neri. «Fu lui ad appiccare il fuoco che distrusse il villaggio e obbligò gli abitanti a spostarsi!» «Perché lo fece?» «Le cronache non dicono un gran bene di lui, in generale, ma pare che peggiorò verso gli ultimi anni della sua vita, se capisci quel che intendo!» Nel dirlo, sollevò una mano e si picchiettò la tempia in un gesto eloquente. «Secondo gli storici, la colpa fu del piombo. Vedi, Marshall si produceva da sé il sidro e il whisky, come era d'uso in quegli anni, e si può dire che fosse il primo estimatore del proprio prodotto!» Sfortunatamente le serpentine per distillare liquori avevano saldature in piombo, che, come sai, è tossico. Il metallo avvelenava il liquore e il liquore avvelenò Marshall. Lo fece ammattire fino al punto da renderlo un piromane. Beh, in molti ti direbbero che era già pazzo abbastanza anche prima, ma di certo il piombo contribuì ad aggravare le cose. Prese a soffrire di allucinazioni e paranoie. Questo lo si sa grazie alle lettere che la moglie mandava ai parenti in Inghilterra. Fu afflitto da una patologica avarizia, esacerbata dalla paura che i familiari e gli amici stessero tramando i suoi danni per portargli via la casa, gli averi e tutto quanto. Stando a quel che si dice, nell'ultimo periodo era così malpreso da non mettere più un piede fuori dalla porta, terrorizzato che in sua assenza i cospiratori potessero impadronirsi della sua casa e chiuderlo fuori. Ma perché diede tutto alle fiamme? E chi lo sa? Forse la paranoia lo aveva logorato. Probabilmente pensò che se proprio non poteva vincere quei presunti nemici, avrebbe almeno avuto la soddisfazione di non concedere loro nemmeno uno spillo. Congetture. La verità non la sapremo mai. Quel che è certo è che nel settembre del 1717 appiccò il fuoco nella distilleria in cantina. Era una giornata ventosa, le abitazioni erano quasi tutte di legno e all'epoca non esistevano i pompieri. Puoi immaginare quel che accadde, la tenuta e tutto quello che la circondava arsero come un cerino. E Marshall? In fumo, con tutto il resto. Tra i due si allargò un silenzio nel quale pareva fremere un eco di quell'antica tragedia avvenuta non molto distante da lì. Poi il signor Temple riprese a parlare. Secondo alcuni, la faccenda non si è conclusa con quel rogo. Un uomo come Marshall, così folle, così avido, non lascia ciò che è suo nemmeno da morto. Almeno è quel che crediamo da queste parti. Negli anni sono accadute strane cose. Cose che fanno scappare il sonno. Scoprendosi eccitato e percependo nella voce dell'anziano un chiaro tremito di inquietudine, Max si sporse in avanti. «Che genere di cose?» lo incalzò. «Sei certo di volerlo sapere?» «Assolutamente!» «Beh, la gente si sente a disagio se capita in quei pressi. Dice che ha come l'impressione di non essere la benvenuta, che qualcosa di ostile la osservi, anche se non c'è nessuno attorno. Qualcuno ha riferito di odori sgradevoli, come puzza di carne bruciata che si materializzano dal niente». Altri parlano persino di voci che ringhiano minacce e persino di molestie fisiche se non si esce alla svelta dalla proprietà. E se ti pare poco, forse non hai mai sentito cosa capitò a Lamont Grimes. Max, che effettivamente non aveva mai udito quel nome, scosse il capo. Erano gli anni 70. Io avevo appena iniziato a lavorare qui. Non so come si svolsero i fatti con esattezza. Forse una prova di coraggio tra liceali, una ragazzata di quel tipo. Fatto sta che Lemmy Grimes volle passare la notte laggiù, come vuoi fare tu se ho ben capito. E al mattino... Dato che si era interrotto, Max lo incoraggiò. Al mattino era morto? Ben Temple scosse il capo con aria cupa. No, era massacrato! Credo che lo riconobbero dai denti, perché di lui non restava che poltiglia. Lo sceriffo e i suoi agenti restarono traumatizzati quando lo videro. Tanto era ridotto male.
pareva che gli fosse passato sopra un camion. Max scoprì quasi con sorpresa di avere la pelle d'oca. Doveva ammettere che il signor Temple era maledettamente bravo a raccontare storie di fantasmi ed era chiaro che fosse il primo a darvi pienamente credito. Come andò a finire? Diedero la colpa a un orso, anche se da queste parti non se ne sono mai visti, rispose l'anziano osservando il giovane attraverso il velo del fumo. Dovevano pur scrivere qualcosa nei loro rapporti, immagino. Ma la gente di qui sa che non fu un orso né qualsiasi altro animale. È stato qualcosa che non vuole saperne di restare morto. Si alzò con il fare di solenne goffaggine tipico dei vecchi quando restano seduti a lungo. La sua mano asciutta e calda si posò sulla spalla di Max con un gesto quasi paterno. Stammi a sentire, figliolo. Non ci andare. E se ne andò. Nella piccola ma confortevole stanza numero 12, Max Rush faticò a prendere sonno malgrado la stanchezza. Scosse di nervosismo gli scorrevano nei muscoli. Aveva programmato di recarsi ai ruderi della tenuta Marshall quella notte stessa, riservandosi l'indomani come il giorno di riposo. Ma aveva preferito fare il contrario, dedicando il resto della giornata alla pigra esplorazione di Walcott. Era persino riuscito a fare quattro chiacchiere con Stan Connor, l'autore del video che l'aveva condotto in quei paraggi. Davanti a una birra, quest'ultimo gli confidò che il suo amico Mike, quello che si lamentava della presenza di insetti, aveva fin da subito trovato il luogo sgradevole e che la presenza di zanzare era più che altro una scusa per andarsene alla svelta. Pure Connor affermò, con lieve imbarazzo, di aver sperimentato una brutta sensazione nei pochi minuti in cui si erano avvicinati ai ruderi, senza però approssimarsi troppo a essi. La descrisse come il sentore di non essere i benvenuti. Proprio all'ultimo, ma poteva essersi sbagliato, gli era anche parso di annusare nell'aria un refolo impregnato di un odore strano, come di carne bruciata. Per tutto il giorno Max era stato tormentato da un fastidioso appetito e alla fine, come la montagnola di cartacce che si sollevava dal mobiletto testimoniava, aveva ceduto. Più ci pensava e meno capiva quale elemento della storia raccontata da Ben Temple avesse fatto breccia nella propria sensibilità, raggiungendo i centri nevralgici della paura. Forse il tono pacato, forse il chiaro scintillio di timore reverenziale che aveva scorto negli occhi del vecchio. Chi poteva saperlo? Fatto sta che si addormentò solo dopo che le lancette dell'orologio ebbero quasi sfiorato le 4 del mattino seguente. Dopo aver fatto colazione, mangiando tante frittelle di mela da rischiare l'indigestione, passò in rassegna la sua attrezzatura d'outdoor e l'apparecchiatura per registrare i video. Tutto era in ordine, come piaceva a lui. Questo lenì in parte quel senso di nervosismo, ma non del tutto. Decise di restare fuori dai radar del signor Temple per il resto della giornata, dal momento che aveva l'irrazionale certezza che se il vecchio gli avesse consigliato ancora una volta di non recarsi nel bosco, avrebbe ubbidito. Era persino divertente da un lato. Gli era capitato di aver paura durante un'esplorazione, ma mai prima di partire. Verso le 7 montò in auto e si diresse dove 300 anni prima Walcott Village arse nel rogo della follia di Felix Marshall. Un cielo di bronzo luccicava fra i rami. Gli scarponi di Max sollevarono cori secchi, calpestando lo spesso tappeto di foglie, mentre avanzava tra gli alberi. Un'orchestra di grilli faceva d'accompagnamento, suonando una melodia quieta e narcotica. Qualche lucciola anticipava le tenebre, palpitando solitaria nel sottobosco. Max osservava tutto attraverso lo schermo della fotocamera, facendo un resoconto con la parlantina sciolta derivatagli da un'ormai collaudata esperienza di videomaker. La formula del suo canale, From Dusk Till Dawn, era semplice: una lunga registrazione dal tramonto fino all'alba, mentre lui bivaccava in qualche posto inquietante. Solitamente, sostenuto da caffeina ed energy drink, riusciva a restare sveglio fin quasi alle 3 del mattino, esplorando l'area scelta per il video. Dopodiché, lasciava la fotocamera accesa mentre dormiva fino al risveglio. Ovviamente sul canale non caricava l'intera registrazione. A seguito di un bel lavoro di editing, venivano accelerate alcune porzioni,
tagliate altre ed evidenziate quelle dove sembrava accadere qualcosa di strano e interessante. Sul display comparve una forma scura che riconobbe. Si trattava dei resti avvolti dall'edera della tenuta Marshall. Vi si avvicinò attraversando un boschetto di bassi e contorti alberi di melo, probabilmente discendenti di quelli che Felix Marshall aveva piantato e i cui frutti aveva utilizzato per produrre il sidro. Grosse mele dalla buccia verde moschettata di Bruno appesantivano i rami. Con un lieve moto di delusione, Max aggirò lentamente l'area. C'erano solo moncherini carbonizzati, resti di travi che i rampicanti avevano inglobato e poco altro. Non si sarebbero neanche detti resti di una dimora, non fosse stato per la presenza di un antico camino crollato parzialmente, la cui bocca fuligginosa si apriva come in un urlo di collera. E dire che l'idea di recarsi lì lo aveva turbato così tanto, quando alla luce dei fatti non appariva niente di che, specie a paragone con altri posti in cui aveva trascorso la notte. Un caprimulgo iniziò a emettere il suo verso in lontananza, portando con sé sinistre reminiscenze di racconti di Lovecraft. La luce si smorzava rapidamente, tramutandosi in un violetto sempre più scuro. Malgrado avesse pensato che di per sé non fosse un luogo così spettrale, Max percepì ugualmente un'ansia serpeggiante nel petto, forse data dal modo contorto in cui i rami attorno a lui parevano disporsi, simili a braccia esili. La voce del vecchio Temple si ripeteva nei suoi pensieri, narrando la storia di Felix Marshall e della sua spaventosa forma di pazzia. Si sfilò lo zaino posandolo sul terreno, prima di estrarre il treppiedi sul quale avrebbe montato la fotocamera. Srotolò il sacco a pelo e si guardò intorno, terribilmente consapevole del proprio isolamento. Non si udiva il rumore del traffico, né un lontano strombazzare di clacson, oppure il rombo cupo e distante di qualche aereo. Gli unici suoni erano prodotti dai grilli, dagli uccelli notturni e dai pipistrelli che gli svolazzavano sulla testa. Altri meli sorgevano laddove, secoli prima, il terreno doveva essere stato pavimentato di assi. A ogni passo, l'esploratore sentiva i frutti schiacciarsi sotto le suole degli scarponi. Ne staccò una dal ramo addentandola. Era coriacea e compatta, ma la polpa era gustosissima, con un sentore lievemente asprigno che gli intorpidiva la lingua. Estrasse il cellulare attivando la videocamera frontale. Voleva approfittare della luce crepuscolare per scattarsi qualche selfie da postare su Instagram, come faceva sempre prima di dare il via alla sua avventura dal tramonto all'alba e creare attesa tra i suoi fan. Fece in modo di inquadrare il caminetto alle proprie spalle, ovvero una delle poche cose visibili della tenuta, e addentò la mela di nuovo. La foto comparve nello schermo. Era venuta leggermente mossa e Max stava per eliminarla. Quando lo vide, girò di scatto su se stesso, gli occhi sgranati che fissavano il caminetto scuro e vuoto. Trafelato tornò a fissare lo schermo del cellulare. Dietro di lui, nel rettangolo della bocca del caminetto, stava il corpo contorto di una persona. «Oh, Gesù!» gemette Max, sentendo il panico salire dentro di lui. Si infilò la mela morsicata nella tasca della felpa con un gesto distratto, usando la mano libera per ingrandire l'immagine, sperando di sbagliarsi. Vicino all'angolo della bocca del camino, sfocata ma ben visibile, c'era l'opalescenza rossastra di una faccia rivolta al suo indirizzo. Scoprendo di avere le fauci secche, Max tornò a sollevare il cellulare, le mani che tremavano per paura ed eccitazione. L'istinto gli gridava di far fagotto e togliersi di torno, ma la sua natura di youtuber lo incalzava a restare, a catturare più prove possibili di quel fenomeno sconcertante. Scattò una foto al camino. Trasalì nel vedere che la figura, sfocata e traslucida, era ancora lì. Sembrava di intravedere un uomo attraverso una lastra di vetro smerigliato. Prima che potesse metabolizzare quanto osservava, la fotocamera del cellulare si azionò da sola, scattando foto a ripetizione. Nello schermo, una dopo l'altra, comparirono una dozzina di istantanee, così rapide da formare quasi una sorta di video.
La sagoma indefinita, con un movimento scoordinato, sgorgava dalla bocca nera del camino fotogramma dopo fotogramma, colmando a scatti la distanza che la separava da Max. Incredulo, indietreggiò di un passo. Un'ultima foto venne scattata, ma non vi era impressionato niente di anomalo. Il cuore in fibrillazione e il respiro accelerato, Max restò immobile con il cellulare sollevato come un minuscolo scudo, nel timore e nella speranza che succedesse qualcos'altro. Improvvisamente i grilli si zittirono, il caprimulgo troncò a metà la sua risatina maligna, i pipistrelli cambiarono bruscamente rotta. Silenzio perfetto, come quello che ristagna nelle cripte. L'otturatore del cellulare si attivò un'ultima volta, senza che il pollice di Max lo sfiorasse. Nel rettangolo dello schermo comparve un volto orribilmente ustionato in primo piano, i lineamenti trasfigurati in una grottesca smorfia traboccante odio, gli occhi che somigliavano due sfere colme di nebbia. Max sussultò, liberandosi con un grido strozzato. Balzando indietro le sue gambe, incespicarono nello zaino e il ragazzo cadde a terra di schiena, battendo la nuca contro il suolo. Aveva ancora i piedi sollevati quando qualcosa di gelido e invisibile gli si avvolse alle caviglie, trascinandolo con violenza. Max annaspò con foga disperata, agitando le braccia nel tentativo di aggrapparsi a qualcosa. Colpì il treppiedi, abbattendolo, e la fotocamera gli cadde dritta in fronte come una clava, spargendo stelle dolorose nel suo campo visivo. La forza misteriosa continuava a tirarlo per i piedi, intorpidendogli la pelle come se fossero immersi in una pozza ghiacciata. Fu scagliato con brutalità contro il caminetto, sollevando le braccia appena in tempo per evitare un terribile impatto di faccia. In ogni caso, il colpo fu violento abbastanza da tramortirlo. Ombre scure gli si agitarono davanti agli occhi. L'aria risucchiata dalle sue narici si appesantì di un odore acre e soffocante che riconobbe con un empito di paura. Il puzzo di fumo, di legna che brucia e di carne carbonizzata. Un dolore improvviso gli morse la mano che ancora teneva appoggiata sul caminetto e la ritrasse con un guaito, scoprendo che il palmo era ustionato e costellato di vesciche, quasi l'avesse premuta contro una piastra rovente. L'aria fresca della sera si stava surriscaldando in fretta, diventando torrida e irrespirabile come quella contenuta in un edificio incendiato. Sembrava che il tragico passato di quel posto si stesse sovrapponendo al presente. Folle di paura, Max saltò in piedi, ma venne scaraventato quasi 3 metri più avanti da un'invisibile onda d'urto. Rotolò sul terriccio, impattando dolorosamente contro un albero, scoprendo con un gemito d'orrore di avere il davanti della felpa lacerato e sporco di sangue. Tutto intorno le fronde degli alberi tremavano e ovunque risuonava il tetro rintocco delle mele che precipitavano dai rami. Ma non c'era nemmeno un refolo di vento. Piuttosto, sembrava che una sorta di vibrazione risalisse dalla terra diffondendosi alle piante. Soffocato dal sentore di fumo, sebbene l'aria fosse perfettamente limpida, Max si aggrappò al tronco per potersi alzare, trasalendo alle terribili fitte che gli torturavano il corpo. Attraverso gli occhi lacrimanti, scorse un tremolio di fronte a sé. Qualcosa stava prendendo forma, mentre una voce, che pareva arrivare da ovunque e al contempo da nessuna parte, esalava come un tuono fosco. Vattene dalla mia proprietà! Max urlò, frastornato da quella voce che gli saturava i timpani. Scattò in piedi, inciampò, gattonò con frenesia e riprese a correre. Qualcosa gli entrò nel fianco, facendolo stramazzare ancora. Tornato sulle gambe, si accorse di aver perso lo scarpone sinistro e di avere le gambe schizzate di rosso, ma non si fermò. Un'artigliata incandescente gli aprì 5 squarci sulla schiena e per poco non finì bocconi, ritrovando l'equilibrio all'ultimo istante. Raggiunta la Camaro, si rese conto con un'esplosione di panico di non avere le chiavi, lasciate in una delle tasche del suo zaino.
L'entità si ripresentò con una di quelle ondate di artica energia, sbattendogli la testa contro la portiera. L'auto oscillò come colpita da un rinoceronte. Parabrezza, lunotto posteriore e tutti e quattro i finestrini scoppiarono, spargendo in ogni direzione una grandinata di vetri sbriciolati. Sul punto di svenire, Max si tuffò nell'abitacolo attraverso il finestrino privo di vetro, spremendo il proprio voluminoso corpo verso l'interno, contorcendosi affannosamente per mettersi seduto. Con un colpo di mano abbassò il parasole. Le chiavi di scorta gli caddero in grembo e le conficcò subito nel cruscotto, mettendo in moto. La voce gli ululò dietro, gravida di furia selvaggia, sovrastata dal suono del motore che si avviava. Tremando e singhiozzando, Max guidò fino a dove il sentiero sterrato si univa alla strada statale. Il corpo che perdeva sangue da oltre 30 ferite di varie entità. L'adrenalina, generata dall'orrore più grande che avesse mai sperimentato, innescò una lucidità mentale che gli permise di raggiungere il Northern Cardinal Hotel. Quando comparve di fronte al signor Temple, questi emise un gemito di paura e sconcerto. «Per il cielo benedetto!» esclamò inorridito. «Presto, vieni con me!» Come un automa, incapace di rispondere alle domande con le quali veniva bombardato, Max seguì Ben Temple in un ampio bagno, sedendosi sul coperchio del water. Il vecchio, trafelato e pallido, gli disse «Vado a prendere il kit di pronto soccorso!» e uscì. L'effetto rinvigorente dell'adrenalina iniziava a scemare. Max sentiva una gran sonnolenza annebbiargli i pensieri, mentre il dolore delle ferite pareva farsi più acuto che mai. Con gesti impacciati si sfilò la felpa, ridotta a uno straccio, e qualcosa ne cadde fuori rotolando accanto ai suoi piedi. Una mela morsicata, la polpa scurita per l'ossidazione. Se fosse stato solo un poco più lucido, anziché del tutto sotto shock, forse non l'avrebbe fatto. Ma in quel momento la sua mente era in balia di emozioni traumatiche e al vedere quel frutto, l'unica cosa che gli suggerì l'istinto fu di raccoglierlo e attentarlo. Lo fece con spasmodica frenesia, assecondando la sua fame nervosa che in quel momento pareva dominarlo completamente. L'effetto quasi fu istantaneo. Si sentì meglio, più padrone di sé, come un drogato che riceve una dose dopo una lunga astinenza. Gli parve che persino il dolore si fosse calmato un poco, ma probabilmente era solo un'impressione. Stava rosicchiando con voracità il torsolo, già immaginando che una volta finito quello avrebbe desiderato strafogarsi con qualsiasi schifezza ipercalorica gli fosse capitata sotto mano. Quando il naso gli si intasò di un miasma così intenso da fargli lacrimare gli occhi. Lo stesso puzzo mefitico e soffocante che aveva impastato l'aria presso i ruderi della tenuta Marshall. L'odore di grasso umano sciolto da un inimmaginabile calore. Max scattò in piedi, pronto a scagliarsi fuori dal bagno. Ma la stessa energia ultraterrena che l'aveva assalito nel bosco lo placcò, schiacciandolo contro la fredda parete piastrellata. Cercò di urlare, ma quando mise a fuoco la sua immagine riflessa nello specchio sopra il lavello lì davanti, il terrore lo ammutolì. Avvinghiato lui, c'era un uomo completamente incrostato di carne bruciata nera e rossastra, dal quale si levava un debole fumo. Le labbra non esistevano più, mettendo in mostra un ghigno perverso, mentre gli occhi erano cotti dentro le orbite, simili a perle lattiginose. «Hai mangiato la mia proprietà!» gorgogliò accusatorio quell'essere orripilante, le dita ridotte a ossicini calcinati che si insinuavano nella bocca di Max, seguite dalla mano, dal polso e da tutto il resto del lungo braccio martoriato dal fuoco. In quell'istante la porta del bagno si spalancò e il signor Temple si arrestò sulla soglia. Rotoli di garze e confezioni di bende gli caddero dalle braccia, mentre un flaccone di tintura di iodio gli si fracassava ai piedi. Sgranò gli occhi, il mento che cascava sul petto. Nel vedere Max, premuto contro la parete che metteva versi strozzati e conati di vomito,
agitandosi come se combattesse con qualcosa di invisibile. Aveva la bocca aperta al limite estremo, con gli angoli che gli si stavano lacerando, riversando ruscelli di sangue. Ci fu un terribile schiocco quando la mandibola gli si disarticolò. Per Max Rush non ci sarebbe stata un'alba dopo quel tramonto. Zelkor è stato lieto di presentare Proprietà Privata, letto da audiolibri, La Locanda della Tormenta.